Buonasera, forse con l'incontro di oggi, con il lungo incontro che non si è ancora concluso fra il Premier e il Vice Premier, fra le due colombe trasformate in avvoltoi, nel senso che devono duellare su una questione dirimente non conciliabile, forse con questo incontro il dado è tratto, nel senso che potrebbe essere arrivato alla fine un lungo percorso di rottura all'interno della maggioranza e soprattutto la volontà di Silvio Berlusconi di chiudere con coloro che non sono disposti a salvarlo nel voto della giunta di Palazzo Madama. Allora presento subito gli ospiti di stasera. Elisabetta Piccolotti, dirigente di SEL, buonasera. Buonasera. Laura Ravetto, parlamentare del PDL, che fino a ieri era quasi colomba, adesso? No, guardi, io come ho detto da sempre, io appartengo alle aquile, non sono né colomba né falco, no, a parte gli scherzi, questa divisione non mi piace, la trovo anche un po' estemporanea perché vede con caratteristiche diverse, ma adesso tutti quanti sono assolutamente dalla parte del nostro, siamo tutti dalla parte del nostro leader. E chi volesse smarcarsene o prendere posizioni diverse forse sarebbe anche un po' ingenuo perché non terrebbe conto del fatto che al nostro leader dobbiamo tutto e che le nostre biografie sono strettamente intrecciate. Allora, è una discussione che faremo fra poco. Saluto Mia Ceran che per la seconda sera consecutiva è in collegamento da quel meeting che sembrava celebrare Buonasera. La festa delle Larghentese e invece oggi che cosa segna il barometro? Beh, in realtà è stata di nuovo celebrata la festa dell'Arghentese forse dal ministro Giovannini che è venuto qua e anche lui ha ribadito un'eventuale caduta del governo frenerebbe la ripresa, oltre ad aver annunciato altre misure piuttosto importanti. Con me ci sono due giornalisti, Stefano Feltri, l'avete visto già ieri, del Fatto Quotidiano, e Luigi Amicone, direttore di Tempi. Che è a casa sua. Molto vicino a CL, esatto, è a casa sua, infatti gli abbiamo chiesto di intervenire proprio per questo. Ma l'evento della giornata forse è sono state le parole lanciate da Beppe Grillo sul suo blog, per l'appunto. Parole molto dure, ha chiamato Comunione e Liberazione comunione e fatturazione. Si è interrogato sul perché ogni anno politici e ministri si sentano in dovere di venire qui in pellegrinaggio, così lui ha detto. Ha detto è semplicemente un'invadenza ecclesiastica all'interno della politica italiana. Noi chiederemo l'opinione anche di Luigi Amicone per capire come ha reagito CL, che sostanzialmente non ha ancora risposto a questo tipo di accuse. Se possiamo farlo immediatamente io lo chiedo subito. Non possiamo, perché abbiamo la pubblicità, teniamo la suspense, magari scopriamo dopo che Amicone è d'accordo con Grillo, non sarebbe male. Allora ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel racconto di questa giornata con una bella scheda riassuntiva che riassume le immagini salienti di quella che è una vera e propria precipitazione. Getta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2, codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Io sono qui. Io resto qui. Io non mollo! Tutti insieme riusciremo a vincere e a cambiare il nostro paese facendolo diventare un paese dove i cittadini non abbiano paura di trovarsi senza colpa in carcere, di vedere calpestata la propria esistenza e la propria libertà. Tutti quanti abbiamo condiviso questa mia scelta di dare immediata, tempestivamente avvio del procedimento dell'incandidabilità e quindi aderendo pienamente al dettato della norma che ci indicava in questo caso di operare immediatamente. La guerra dei vent'anni continua. Terreno di battaglia adesso è la giunta per le elezioni del Senato. In gioco il destino politico di Silvio Berlusconi, ma anche del governo Letta. La strategia del PDL sarebbe quella di puntare ad allungare i tempi,
ma il presidente della giunta, Dario Stefano, è invece sicuro che basteranno poche sedute e che la decisione finale sarà scontata. Berlusconi decadrà. Il CAV decaduto avrebbe 10 giorni per difendersi e potrebbe pure decidere di essere ascoltato in udienza pubblica. In ogni caso, l'ultimo passaggio spetterebbe all'Aula del Senato e un voto segreto potrebbe rivelare non poche sorprese. Sulla decadenza, uno dei nodi rimane però la legge Severino sull'incandidabilità per i parlamentari condannati a pene superiori ai 2 anni. Non applicabile retroattivamente per alcuni esperti, incostituzionale per altri. Sempre secondo la legge Severino, Berlusconi non potrebbe però ricandidarsi, anche se, per paradosso, nulla gli vieterebbe di rimanere il candidato premier indicato dalla coalizione. Il governo è sempre più debole. Nel pomeriggio Letta ha incontrato il vice Alfano in un vertice che ha il sapore dell'emergenza. Stamattina, dall'Austria, il premier ha provato a gettare acqua sul fuoco. Confido nella responsabilità, lungimiranza di tutti. Sarebbe paradossale se l'Italia ha tenuto duro nei momenti della più duri della crisi, adesso che invece si possono cogliere gli elementi della ripresa, si può avvicinarsi alla terra promessa, finissimo dentro questioni di politica interna e ci avvitassimo dentro questioni di politica interna. Sarebbe sbagliato, sono convinto che ognuno farà la sua parte per consentirci di uscire da queste difficoltà che secondo me sono superabili. La terra promessa sarà solo un miraggio per il suo esecutivo? Allora, Dario Stefano venne proprio qui e la prima volta a raccontare quale sarebbe stato l'iter. La prima volta che annunciò l'idea di tenere dei tempi così sincopati e ristretti non venne preso sul serio. Adesso sembra proprio che questa convocazione, l'obbligo del deposito delle memorie difensive entro il 28 e il primo passo, diciamo, del lavoro della giunta entro il 9 prefigurino entro metà ottobre un voto sulla decadenza. Allora chiedo subito alla Piccolotti, che è anche dello stesso partito di Stefano, e immagino, penso, non lo so, possa condividere questa scelta. Ma perché tanta fretta? Nel senso, non sarebbe meglio evitare un voto così dirompente politicamente in aula quando c'è già il dispositivo della magistratura che ancora non è arrivato? Ma io credo che Dario Stefano sta facendo esattamente quello che va fatto, ovvero sta rispettando le norme, sta mettendo in campo delle procedure serie, rigorose dal punto di vista delle garanzie per tutti coloro che sono coinvolti. È la stessa Severino, infatti, che ben 2 volte cita la parola immediatamente come avverbio appunto che descrive la velocità con cui la Giunta per l'autorizzazione del Senato deve adempiere alle procedure che servono ad analizzare questo caso. Per cui io non ci vedo nulla di scandaloso, casomai scandaloso è il contrario, ovvero tentare di rallentare i processi per ragioni politiche che nulla hanno a che vedere con il diritto e con la decisione a cui è chiamata la Giunta. Per questa ragione in realtà io credo che siamo dentro un dibattito piuttosto paradossale, è il Paese che rischia di rimanere in una gabbia, in una galera, qui ad andare in galera in qualche modo è l'Italia, il suo dibattito politico, la sua possibilità di discutere delle cose che stanno più a cuore ai cittadini oggi. Questa è stata un'estate paradossale, un po' surreale, in piena crisi economica con milioni di persone che non possono permettersi non solo le vacanze ma non possono permettersi nemmeno una vita dignitosa, noi siamo stati a discutere dei guai giudiziari di un singolo uomo e l'abbiamo fatto in una maniera sincopata, a tratti fuori dalle procedure democratiche che in ogni paese sarebbero scontate. Io non so in quale altro paese d'Europa una vicenda come quella di Silvio Berlusconi possa essere discussa sotto il titolo della necessaria agibilità politica. È un'invenzione questo termine, io credo che sia un'invenzione perché dovuta... Perché è un concetto che racconta qualcosa che per lei è illegittimo, è sbagliato. Racconta il tentativo di aggirare la legge, ovvero di aggirare il principio per cui la legge è uguale per tutti i cittadini, per tutti i deputati, per tutti coloro che in qualche modo sono stati giudicati dalla magistratura italiana. Io non so che cosa...
diciamo, Silvio Berlusconi abbia fatto in merito alla frode fiscale, ma so che c'è un giudice che l'ha giudicato colpevole dopo un lungo processo. Pensare che una persona che è stata infedele nei confronti dello Stato possa rappresentare lo Stato in Parlamento è per me qualcosa di surreale, come ho detto prima, e credo che la politica italiana debba oggi avere una fermezza nell'affrontare questo caso, che è la fermezza che deve ridare autorevolezza e credibilità alle istituzioni. Se le istituzioni si incamminano sulla strada delle eccezioni per i potenti o delle eccezioni per coloro che in qualche modo si autocollocano al di sopra dei normali cittadini, io credo che quel rapporto così deteriorato appunto fra gli elettori e la politica non possa che peggiorare. Allora, la Ravetto immagino controbatterà questa tesi: l'agibilità politica di Berlusconi è una richiesta illegittima che travalica il dettato delle leggi? Beh, come diceva lei, la fretta è senza dubbio sospetta, ma soprattutto è sospetto che il Presidente della Giunta... Io non ho detto che è sospetta. Vabbè, io ho detto, io mi chiedo se sia opportuna. Comunque, prima che arrivi lo dico la io. Sentenza. E soprattutto è sospetto che, pur a fronte di un dibattito dottrinario importante di giuristi che in questi giorni si sono esercitati nel trovare quelli che anch'io ritengo profili di incostituzionalità della legge Severino, ci siano dei politici che così sono così votata? Certi. L'ha votata anche sì, sì, lei. Ma io le rispondo su tutto. C'è il nome della Ravetto. Se mi fa esprimere il concetto, poi le rispondo anche sul voto. È abbastanza anomalo vedere dei politici che invece, al di là delle posizioni di questi giuristi, molto spesso neanche vicini al centrodestra, dicono no, 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 si applica e assolutamente Silvio Berlusconi deve decadere. Io ritengo che la legge Severino non possa applicarsi retroattivamente, non lo possa sia per motivi costituzionali, il cosiddetto favorrei, oppure laddove si dicesse che non è l'introduzione di una sanzione penale, ma è una sanzione amministrativa, non possa comunque essere retroattiva per un principio sacrosanto che è espresso in una convenzione sui diritti dell'uomo che ha rango costituzionale nel nostro paese, perché è stata recepita nel 2008, che dice che a nessuno può essere inflitta una pena di nessuna natura che non esistesse al momento della presunta commissione dell'illecito. Quindi, voglio dire, questo è un principio che per me è sacrosanto. Vogliamo dire che per alcuni non lo è? Prendiamo però atto che c'è un dibattito. Allora, noi non chiediamo vantaggi o eccezioni. Noi semplicemente chiediamo che ci sia un dibattito leale. Io mi aspetterei, ad esempio, che la Giunta istruisse la pratica, ascoltasse questi pareri e probabilmente si dovrebbe proporre quello che è un giudizio di costituzionalità su questa legge, perché vede, la legge Severino non è nata così piombata e calata dall'altro, si inserisce in un sistema che è un sistema costituzionale dove tra l'altro c'è anche l'articolo 66 della nostra Costituzione, che dice che non è che le giunte così automaticamente prendono atto e dichiarano, no, formulano un atto politico, decide la Camera, decide dei membri di appartenenza. Allora, che il PD voglia far passare questo come alcuni del PD come un automatismo, ecco, questo non è, perché il PD nel prendere determinate posizioni compierà un atto politico. Da questo punto di vista sono d'accordo con Letta quando dice responsabilità di tutti. Letta si rivolge probabilmente anche ai suoi, perché è chiaro che se un atto politico e se il PD volesse affrontare il tema in maniera superficiale, non affrontando gli elementi di incostituzionalità e magari approfittando di un refuso o comunque della sottovalutazione degli effetti della legge Severino, che la ragione è stata votata ma non era stata prevista con questi scopi, e soprattutto non dimentichiamoci, scusate, no, non riguarda il senatore Berlusconi e basta, riguarda tutti. Perché il principio della irretroattività di una norma afflittiva riguarda tutti. Guardi che domani può toccare a lei. Quindi non è che possiamo abdicare a quelli che sono i principi costituzionali perché magari c'è la tentazione di far fuori l'avversario politico. Quello è il peggior crimine. E a chi mi dice abbiamo assistito al dibattito su questo? Sì, ma guardi che il dibattito su questo non impedisce certamente al governo di porre in essere gli atti che deve porre in essere. Anzi, io sono con lei, sono d'accordo. Mi spiace che si rinvii
rinvii continuamente il Consiglio dei Ministri che già doveva decidere le coperture per l'abolizione dell'IMU. Quindi io sì, sono convinta che il governo da questo punto di vista, rafforzo, dico, deve andare avanti su questi temi, a maggior ragione. Detto questo, se il PD decidesse di compiere un atto politico di eliminazione dell'avversario sulla base di una legge controversa, io credo che non si potrebbe chiedere al PDL di far finta di niente. Chi è il cattivo in questo gioco? Chi è che vuole eliminare l'avversario? Il centrosinistra, di cui Self fa parte, che vuole votare la decadenza di Berlusconi, o Berlusconi che minaccia la crisi? Cosa risponde all'argomentazione della Ravetto? Ma io non credo che qualcuno nel centrosinistra pensi di fare fuori l'avversario o di prendere posizioni pregiudiziali. La giunta non può decidere su appunto aspetti di costituzionalità. La legge è già stata votata, ha affrontato tutto l'iter, nessuno ha posto dubbi sulla sua costituzionalità al momento del voto in Parlamento, né l'ha fatto il presidente Napolitano quando l'ha votata. Per cui questa discussione è pretestuosa, è semplicemente un modo per prendere tempo. Il PD, io credo, ha in questo caso una posizione insomma, quante giusta. Leggi sono state sottoposte successivamente al vaglio di costituzionalità? Sì, comunque, ma non sta la consiglia, per esempio, che si possa giunta richiedere a favore dei referendum, ci sono stati comunque. E sulla giunta c'è controversia, perché in realtà c'è giurisprudenza che dice che è un giudice legittimato. Comunque, prego. Sì, c'è anche l'opinione del sì, presidente, le certezze non sono di questi della giunta, che dice che esattamente il PDL pochi mesi fa escluse la possibilità per la giunta stessa di fare appello alla consulta, per cui c'è giurisprudenza, ma c'è anche tanto materiale in giunta che testimonia una posizione diversa pochi mesi fa del PDL. Ora è chiaro che come sappiamo bene, l'ha detto prima la Ravetto, una forza politica che pensa di vivere solo in nome e in virtù di Berlusconi, su Berlusconi può anche cambiare idea, può anche appunto prendere delle posizioni molto diverse da quelle che ha preso solo pochi mesi fa votando la legge Severino. È per questo che io penso che nessuno voglia far fuori un nemico politico. C'è una sentenza, le sentenze si rispettano, delle sentenze si prende atto, e siccome c'è una legge che prevede che colui che è stato condannato non possa essere restare in carica come parlamentare, questa legge va semplicemente eseguita, pena lo smentirsi delle forze politiche che poi l'hanno votata. Sinistra, Ecologia e Libertà non era in Parlamento all'epoca del governo Monti, ma PD e PDL hanno votato quella legge, quella legge ha avuto la maggioranza del Parlamento. È paradossale che proprio quando venga applicata a Silvio Berlusconi la legge non vada più bene o sia incorretta. Forse potevano pensarci prima, se ci pensano oggi è perché loro devono salvare il proprio leader da una fine che a me ormai sembra sostanzialmente irrecuperabile. Cioè lei sarebbe disponibile eventualmente a mantenere nell'ordinamento una legge ancorché incostituzionale purché colpisca Berlusconi? Ecco, questo mi sta dicendo. La legge, se è incostituzionale, lo potrebbe anche dire la consulta, oppure il Parlamento la cambia. Ma non è certo la giunta per l'autorizzazione a dover decidere se la legge è costituzionale o meno. Se la ritenete incostituzionale, avviate il processo per cambiarla in Parlamento, ma non è questo l'obiettivo, non è cambiare la legge, l'obiettivo è semplicemente salvare Silvio Berlusconi dai processi che pendono sulla sua carriera politica e cercare di salvare il salvabile rispetto al futuro del PDL. Io credo che questo sia inaccettabile in un ordinamento democratico normale, e mi sembra che tanti attori in campo abbiano più o meno detto le stesse cose con molta fermezza e con molta nettezza. Io non ho detto questo, e potrei ribatterle che invece la sua presa di posizione è semplicemente voluta per far sì che questo governo venga messo in crisi, cada, e magari Vendola riesca finalmente a rientrare in una maggioranza alternativa dove magari potrà finalmente avere il ruolo di governo auspicato. Io non credo che lei la pensi così, io non penso quello che ha detto lei della questione, io invece penso da giurista che questo sia un tema delicato, che delle persone leali e delle persone trasparenti dovrebbero dibattere in serenità e non avendo in mente né di salvare nessuno, ma neanche di procurare un omicidio politico. Semplicemente questo. A me sembrano termini un po' forti. Dire che Silvio Berlusconi viene ucciso politicamente dalla giunta delle autorizzazioni del Senato, a me sembra banalmente un'assurdità. Silvio Berlusconi è stato condannato
vero per evasione fiscale. Politica. E sì, se viene marginato dalla vita politica è perché ricopre quelle caratteristiche di indegnità morale che nella Costituzione vengono indicate come causa della decadenza di un parlamentare. Queste sono leggi che non ha deciso Nichi Vendola, né ha deciso il mio partito, le ha votate lei, lo ripeto, pochi mesi fa. No, e sono leggi non sa cosa che ho votato io, quindi probabilmente dovrebbe andarsi a vedere i registri dei voti. Ma detto il suo questo, comunque, io non mi stupisco con membro di sinistra, parli di dignità morale. Fermo un attimo, no, perché è importante. Non lo so, perché siccome abbiamo due fiori opinionisti, peraltro di segno opposto, ne parla la Costituzione. Mi interessa la loro opinione. Mia, sì. Che cosa pensano a Micone e Feltri? Perché c'era un po' di accavallamento. Cosa pensano a Micone e Feltri di questo dibattito? Beh, mi pare che sia nel vostro servizio, sia nelle due parole che hai detto per introdurlo, non vi sembra che non serva tutta questa fretta? Perché se è vero, come tutti diciamo, che la questione del governo, la situazione presente è una cosa molto seria, mi sembra ovvio, qualunque cosa se ne pensi di Berlusconi, che andare al 9 settembre a buttare giù Berlusconi giusto serve per far saltare il governo. Mi parrebbe logico, no? Non credo che Luca Telese sia berlusconiano, ma il semplice ragionamento lo fa capire. Mentre, scusami, sei stato comunista anche tu, anch'io da piccolino, no? Ma sentendo la parlamentare della SEL, che parla come, mettiamoci in altri tempi, in altri contesti, chiaramente blasfemo il paragone con Che Guevara, ma Berlusconi è un po' il Che Guevara di un certo popolo, no? Il Che Guevara libertario. Certo, in un altro contesto, una della giunta cilena o boliviana avrebbe potuto dire: l'omicidio non è stato un omicidio, è stato di Che Guevara, è stato un giusto rispetto della legge nei confronti di un terrorista che aveva ucciso molti cittadini boliviani nella sua campagna di terrore. Allora, cerchiamo di capire, smettiamolo con queste ipocrisie. Berlusconi è un fatto politico di questo paese e quindi bisogna affrontarlo anche politicamente, e bisogna affrontarlo politicamente anche perché non è che ha commesso delitti che potremmo anche discutere, l'evasione dell'IVA dell'1,20% come da sentenza, perché il precedente è prescritto, ma formalmente è così, non va nessuno in galera per l'evasione, tant'è vero che il redditometro prevede un'evasione fino al 20%, ma dove siamo? Ti interrompo un attimo perché volevo sentire anche se Feltri era d'accordo su questa visione del... Come? Il redditometro prevede l'evasione al 20%? No, mi preoccupo adesso, sì, no? Il redditometro prevede in prospettiva che fino al 20% di evasione non ci siano questioni penali, non c'è... Sanzione amministrativa, uno spostamento il 20%. Vabbè, ma il punto è che Berlusconi non è stato condannato perché ha sbagliato la dichiarazione dei redditi, è stato condannato perché la sua azienda costituiva dei fondi neri all'estero. I fondi neri non si fanno per mettere da parte risparmi per i figli, si fanno per corrompere la gente. Ma secondo il te processo perché il è stato sui fondi è stato, neri. Allora, il presidente di questa azienda si chiama Confalonieri ed è stato assolto. Aveva formalmente la carica di presidente. Ma come mai viene assolto uno che ha la carica di presidente che fa i di cui l'azienda avrebbe fatto i fondi neri e viene colpito Berlusconi perché non poteva non sapere? È strano. Allora, non è esattamente così. Berlusconi è stato condannato, come ha detto anche Esposito nella famigerata intervista, non perché non poteva non sapere, ma perché era lui che commissionava la cosa. Comunque questo ormai è irrilevante, perché è stato il terzo grado di giudizio. Berlusconi è stato condannato e delle cose che diceva la Ravetto prima, che ha detto una cosa molto giusta all'inizio, tutte le biografie di quelli che adesso stanno difendendo Berlusconi sono legate a Berlusconi, quindi come dire, è comprensibile che lo difendano, anche al di là come dire, della Costituzione, della separazione dei poteri, eccetera, eccetera. Il punto però è uno, cioè l'ordinamento penale già prevedeva l'interdizione dei pubblici uffici come pena accessoria. Il Parlamento ha deciso di introdurre un'ulteriore tutela, cioè di dire se uno fa un certo tipo di reati viene condannato in via definitiva, è il Parlamento che si prende la responsabilità di mandarlo fuori perché indegno, diciamo. Loro hanno votato questa legge e hanno introdotto questo ulteriore rafforzativo, quindi l'hanno fatto consapevolmente. Adesso ci dice la Ravetto, forse avevamo sottovalutato la cosa, ma no, questo però, c'è. Comunque questo Berlusconi sarà interdetto dai pubblici uffici perché i giudici di Milano stanno ricalcolando di quanto. E anche se venisse
come dire, se si dicesse che non è più interdetto, è comunque condannato in via definitiva e ha un sacco di altri processi, la compravendita dei senatori, a Milano ha 32 casi Mills, perché il giudice ha rinviato alla procura di esaminare la posizione di 32 testimoni che, secondo quanto sembra di capire, avrebbero detto il falso perché corrotti da Berlusconi. Cioè è una situazione che è senza via d'uscita, non è che basta rinviare di 3 settimane la giunta per risolvere qualcosa. Mia. O si fa quello che dice il ministro Mauro, l'amnistia, oppure niente. Sai, te lo immagini che c'è sconcerto su Twitter per una delle cose che ha detto Amicone? Ovvero? Che è stato comunista da ragazzo. È stato comunista da ragazzo, vuoi giustificare Avanguardia operaia, militante di base, di Avanguardia operaia, ero piccolino, ma sono stato comunista. Per questo il tema è proprio un tema di giustizia sostanziale. Alla Piccolotti. Su questo voglio dire a Piccolotti sul paragone che hai fatto, cioè Berlusconi come Che Guevara. Dice Amicone come se la giunta boliviana... Ma è irricevibile, io non so perché devo commentare delle espressioni del genere. Francamente anche questa cosa della giustizia sostanziale a me mi viene anche un po' da ridere. L'Italia è un paese in cui tutti sono allenatori, in questo momento l'Italia è un paese in cui tutti sono giudici e tutti si permettono di dire è innocente, è colpevole. Insomma, io credo che queste scelte e queste decisioni vadano prese nelle sedi opportune, che non sono io a dover dire se Silvio Berlusconi è innocente o è colpevole. C'è una sentenza, è stato condannato a una pena in terzo grado che è irrevocabile. Di che cosa stiamo parlando? E hanno ragione a dire che tra pochi giorni verrà decisa la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, che in qualche modo risolve il problema alla base. Se sei interdetto dai pubblici uffici non puoi restare in Parlamento, credo che almeno su questo saremo d'accordo. Per cui questa discussione è solo un modo di prendere tempo politicamente, e io credo che sia politicamente grave che qualcuno voglia far passare l'idea in Italia che evadere le tasse e anche fare anche di peggio, ovvero costituire fondi neri all'estero, sia alla fine un reato di poco conto, come rubare una mela al mercato. Se questa è l'idea che passa, e sono 20 anni che si tenta di fare questa operazione culturale, io credo che dobbiamo fare una norma che scagioni tutti coloro che hanno a che vedere con provvedimenti di questo tipo, oppure solo Silvio Berlusconi può fare l'evasore. Io a questo al PDL lo vorrei chiedere: se lui lo può fare, allora lo possono fare tutti. Io su questo farei proprio una risposta rapida a questa domanda provocatoria ma interessante della Piccolotti. E poi poche volte da parte della sinistra, quindi sono delle novità. Però è un disco che ho già sentito tante volte. Ma voi anche questo, lo stesso disco da 20 anni. Come, per carità, guardi, allora, premesso che una cosa sono le sentenze, e non entro nel merito se non nel fatto che Berlusconi dimostrerà la sua innocenza, l'ha detto in più di un'occasione, però qua noi stiamo trattando un altro tema, che è l'eliminazione dalla vita politica sulla base di una legge. Berlusconi, che torna a ripetere, io non l'ho interrotta. Se può dimostrare la sua innocenza, forse sarebbe stato meglio se l'avesse fatto dentro il processo e non fuori dal processo, anche questa è un'assurdità. Guardi, io probabilmente lei non ha letto anche i giornali recentemente, ha visto con quale tanta serenità certi giudici approcciano i giudizi nei confronti del Presidente. Ma detto questo, a me oggi interessa, noi abbiamo parlato di un tema diverso, quella è la parte che interessa gli avvocati di Berlusconi, e ripeto, la storia poi dirà chi aveva ragione. Qua c'è un tema diverso, qua c'è una giunta che deve dare un giudizio politico sulla base di un ruolo autonomo che viene dato dalla Costituzione, che quindi dà una valutazione politica, quindi non è che e sono due cose distinte. Allora il tema è: ci troviamo a discutere dell'applicabilità di una legge altamente controversa, e le dirò di più. Un elemento di incostituzionalità, a mio avviso, da giurista, viene anche da quello che ha detto lei, che comunque c'è in discussione, perché dobbiamo vedere come verrà deciso dalla Corte di Appello, e comunque ci sarà ancora probabilmente un altro grado, quella che è la pena accessoria che eventualmente i magistrati decideranno di comminare. Un altro motivo di incostituzionalità è forse questo: come può una legge comminare una pena accessoria della medesima natura in un'entità diversa rispetto a quella che eventualmente viene decisa da un magistrato?
Cioè, la legge Severino, probabilmente ha ragione, però i parlamentari hanno solo valutato la gran cassa no, se mi cui fate... avete approvato quella legge no, dicendo guardi, che finalmente apprezzo, buttavamo fuori dal Parlamento condannati. È difficile così, io non ho interrotto nessuno, grazie. La genesi di quella legge è stata importante sottolinearla, perché veniva in un momento storico in cui avevamo assistito a delle abusi di posizione nell'ambito delle amministrazioni, e il fulcro di quella legge era il cosiddetto traffico di influenze. Cioè, con quella legge si voleva andare a colpire chi nell'azione pubblica, nell'esercizio dell'attività politica, in maniera illecita aumenta il suo consenso. In realtà poi quella legge ha avuto degli effetti, ha degli effetti che si esplicano, ripeto, ma non è solo una questione del senatore Berlusconi, è una questione della politica tutta. E quindi è una legge che sì, può essere stata sottovalutata. Lei ha detto, forse sì, è stata sottovalutata dagli stessi che l'hanno votata. Io non voglio pensare che il PD abbia scientemente votato o voluto una legge incostituzionale che va contro un principio così saldo e sacrosanto che è quello dell'irretroattività di una norma afflittiva. Quindi sì, oggi c'è un tema però, che giuristi importanti, giuristi anche che non sono mai stati vicini al centrodestra, ci dicono, attenzione, probabilmente incostituzionale. Io le chiedo, è giusto discutere di questa cosa o è giusto con un fare anche un po' giacobino dire no, non mi interessa se è incostituzionale, io la applico da oggi perché la devo applicare. Io posso nutrire il sospetto che ci sia in realtà sotto per alcuni la volontà di approfittarne? Io lo nutro questo sospetto. Poi non tutti nel PD. Ho sentito dichiarazioni di Tonini, ho sentito dichiarazioni di altri, cioè, che secondo dicono, lei la Piccolotti e Sele in generale, il centrodestra vuole approfittare di questa legge, non la vuole applicare? Sentendo questi discorsi parrebbe di sì. Quale migliore ghiotta occasione, no? Due piccioni con una fava. Si elimina un leader politico dalla vita politica che, se ripeto, secondo me continuerebbe comunque a operare, perché noi, come ho detto, noi saremo sempre vicini in questo senso e non molliamo e non mollerà tantomeno lui, però hai questa occasione e in più hai la grande occasione probabilmente di far cadere un governo, perché è chiaro che di fronte a una cosa simile, ripeto, si potrebbe creare una situazione di crisi del governo, quindi è la sinistra radicale che vuole anche uccidere la sinistra radicale, questo governo probabilmente non l'ha sopportato dal primo giorno, buona parte della sinistra, ripeto, io credo che Vendola quando è entrato in Parlamento, magari mi sbaglierò, però non auspicasse un governo di larghe intese. Lei che cosa ne dice? Probabilmente non credo, però mi pare, mi può venire lecito dubbio. Ecco, spero che non sia così. Io spero, perché questa, come diceva Micone, è proprio una questione di democrazia. Quindi, ma forse c'è una soluzione. Ma la guardi, soluzione. Io spero che ci siano soluzioni. Io non sono particolarmente ottimista. La soluzione è che Silvio Berlusconi si dimetta da senatore, certo, evitando il procedimento in giunta seguendo il suo ragionamento, le larghe intese potrebbero continuare e il governo che vi sta tanto a cuore potrebbe fare i provvedimenti che vi stanno tanto a cuore. Qualsiasi leader condannato in terzo grado l'avrebbe fatto in qualsiasi paese d'Europa, solo in Italia può accadere una cosa del genere. Veramente ha ragione, ha detto che noi non dovremmo essere il paese delle banane, invece purtroppo troppo spesso allora, ci assomigliamo. Abbiamo fatto un gioco, siamo andati oggi a sentire che cosa pensano sulla più vicina delle spiagge romane. Io sono convinta che dei colleghi del PD potranno, invece, perché ci sono anche molti avvocati, ci sono esperti di diritti, potranno affrontare questo tema con serenità, senza slogan, senza le questioni della importante. Repubblica delle Banane. Abbiamo sentito su una spiaggia del litorale romano cosa pensano di questa crisi politica, degli argomenti all'ordine del giorno, il voto anticipato, le larghe intese, Berlusconi, i bagnanti. E un po' scherzando, un po' no, con i ritmi dell'estate, però guardate che tipo di tono c'è e che tipo di risposta arriva dal paese. Berlusconi oggi ha dato l'ultimatum al PD. Non lo so, è un argomento difficile, non è facile da riuscire a dare una risposta. Andrebbero tolto proprio, fatta una bella ripulita di questa gente che si mangia i soldi e basta. Punto, non è solo lui o un partito o da Lega Nord a quello, sono un po' tutti che andrebbero puliti, non è un problema solo di Berlusconi. Niente, no, lasciamo perdere.
benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia, meglio non farsi operare. In Italia e non andare all'ospedale. In Italia. Oggi Berlusconi ha dato l'ultimatum alla PD. 10 giorni, se no i ministri si licenzieranno tutti. Che cosa ne pensa? Potrebbero pure licenziarsi. Sì, perché tanto è uguale. Secondo lei il PD che cosa dovrebbe fare? Andare a casa. Andare a casa. Tutto come prima. È preoccupato di che? Per il futuro del paese. E sono 20 anni che parlano di questo futuro del paese. E qual è il futuro del paese? È favorevole a prossime elezioni l'anno prossimo. Non lo so. Non so, perché appunto sono 20 anni, sempre la stessa storia. Legge elettorale, Porcellum, IMU, frasi fatte. Non trovi un lavoro fisso in Italia, ma baci il crocifisso in Italia. I monumenti in Italia, le chiese con i dipinti in Italia, gente con dei sentimenti. Bisogna andare a elezioni un'altra volta e rifare tutta questa cosa. Non potrebbe essere un pericolo per il paese, visto che l'anno prossimo siamo presidenti del Consiglio europeo? No. Secondo me contano più i problemi in Italia che in Europa. Sono stufo della politica, sono stufo delle chiacchiere. E come vedi, sono studente universitario e faccio il lettinaro. Che confusione intorno a me. È quasi come dopo una bomba. Secondo te il PD come dovrebbe comportarsi in questo campo? In maniera differente, ma non come adesso. Stanno a fare proprio... Stanno a fare solo casini e stanno a rovinare molta gente che cerca di lavorare e non gli danno proprio una mano. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love. Oggi Berlusconi ha dato l'ultimatum. Capito, non viene a parlare di politica a me, parlami di tutto, ma non vedi politica. Perché cosa pensi secondo te, cioè, la politica attuale? Che pensi? Perché c'avevamo la politica, c'avevamo qualcosa, non c'avevamo niente in Italia. Che c'avevamo? Niente. No, questo no! Non hai paura per il futuro del governo? Ma tanto peggio di così, non vedi come stiamo andando avanti. Allora, l'umore delle spiagge romane, di una delle spiagge romane, non è rappresentativo, non è un sondaggio, però la Ravetto si è arrabbiata mentre uno di questi parlamentari. Che lei ha detto cresciamo. No, io dicevo, le dicevo un'altra cosa, le no, dicevo cresciamo che, di consenso. Secondo me è legittimo che la gente giustamente voglia vedere dei risultati, ma questo lo dicevamo anche prima. E giustamente, anzi, questo governo ha rinviato anche un po' troppo certe tematiche, quella sul lavoro, cioè si sta ma rinviando molto ci sia la instabilità. Distanza da questa detto questione. Detto questo, quello che le dicevo è che il nostro consenso sul partito, anche a seguito di queste ultime vicende, è cresciuto, il che significa che al di là di quello che dico io, perché vengo letta di parte, perché avrei chissà qua, però diciamo che c'è una buona fetta di italiani che sta comprendendo perfettamente qual è la situazione, che probabilmente c'è un minimo di accanimento sulla nostra parte. Allora, politica. Mentre parlavamo, è finito il vertice, c'è un primo lancio di agenzia, però quello che dice è che le posizioni sono molto distanti, quindi sembra che sia veramente una sanzione di quello che abbiamo provato a raccontare in questa puntata. Sì. Mia, due commenti telegrafici? Due commenti telegrafici. Io volevo fare una domanda ad Amicone. Oggi, girando per gli stand qui alla fiera, ho trovato qualcuno che cominciava a raccogliere firme contro la legge sull'omofobia, giusto per raccontarvi una cosa che accade qua. Ed è promossa anche da Tempi, dal settimanale sì, che tu no, dirigi. No, ma questa è perché è una di quelle leggi sbagliate che per aggiustare qualcosa sfascia tutto. Nel senso che è evidente che siamo tutti contro l'omofobia, ma siamo le leggi speciali che creano ulteriori conflitti. Cioè, nel volantino c'è scritto ad esempio che è propedeutica ai matrimoni gay. Ma no, ma quello è un aspetto delle associazioni. Quello che è propedeutica è al fatto che, a torto ragione, uno che pensa e dice magari che il matrimonio tra un uomo e una donna è qualcosa di magari che è
Vuoi dire contro natura? No, voglio dire che il matrimonio è la cosa normale, logicamente il matrimonio. Bene, il matrimonio è chiaro il concetto. Se non lo potrà, non lo potrà più dire, è sbagliato, no? Perché questo per darvi testimonianza anche di quello che accade qua dentro. Ottimo, ottimo questo racconto. Però chiudi i confetti, ma deve essere rapido, Stefano. Sì, no, volevo dire solo una cosa. Tu parlavi prima della ripresa del Letta, che appunto ha tornato a dire anche oggi non interrompiamo questo miracolo. Giovannini ha detto che appunto un po' di segnali ci sono essenzialmente intorno a noi. Cosa cambierebbe se Berlusconi se ne andasse al governo, se cadesse il governo? Sulla base di quello che ha detto Giovannini, secondo me molto poco, perché sì, tutti i segnali di ripresa per l'Italia vengono dal contesto esterno, che è migliore, non dal fatto che noi stiamo facendo grandi cose. Tutto qua. O forse dal fatto che la Germania sta peggiorando, e quindi il fatto che la Germania peggiori porta paradossalmente a una situazione di comparazione migliorativa con gli altri paesi. E questo è ancora più grave. Cosa produce, Piccolotti, questo fumata nera? Si può andare alla precipitazione, si può andare al voto? Il centrosinistra sarebbe pronto? Ma io credo che il centrosinistra naturalmente sarà pronto se sarà capace di rinnovarsi. Il passaggio delle larghe intese è stato un passaggio non solo difficile, ma io credo molto sbagliato per il PD. Noi oggi dobbiamo invertire la rotta e provare a prendere la strada di quel governo di cambiamento che tanto volevamo per l'inizio della legislatura. Non sono. Diciamo, è la prova di quello che sosteneva, secondo lei. Va bene, è finita anche questa puntata di Nonda. Vi abbiamo raccontato in diretta uno spaccato di quello che sta accadendo. Ci vediamo ovviamente domani e ancora una volta per la puntata lunga. Buonasera.